Comunque ragazzi, ben ritrovati, siamo di nuovo a Tokyo perché ho cambiato albergo, come avete visto alla fine dell'altro video. In questo video andremo a Seoul, ma i primi due giorni li passerò a Tokyo. Voi vi chiederete, ma che si chiama, ragazzi? Seruleon Tower, ed è a Shibuya, ed è uno degli alberghi più carini. Qua mi hanno lasciato... sta uscendo qualcuno, guardiamoci che sono sociale. Questo è il giornale, è una cosa molto simpatica questa perché io non so leggere. Dove cazzo sta il tasto del bagno? Ci sarà una luce di merda? Non c'è la luce del bagno. Se riuscissi a trovare il tasto del bagno, però non... ah, questo è il tasto. Cominciamo dal bagno, umile, c'è anche il coso per sedersi perché uno non c'ha voglia di lavarsi i denti in piedi, ma è anche molto scomodo se ci fate caso, perché non so se si vede, ma tipo il lavandino mi arriva sotto il pipì, quindi è anche difficile, io ci posso pisciare nel lavandino. Dopodiché abbiamo un cesso tipico giapponese, molto molto carino, molto attrezzato. Ovviamente la doccia è compresa di vasca ed è grossa come un monolocale, da 700 euro a Milano. E dopodiché possiamo passare alla camera vera e propria. Quella è una Pepsi che ieri ho rubato. E voilà! Ho dormito su due letti, non sto scherzando, a un certo punto ho cambiato letto perché faceva caldo. Mi sono fatto anche portare la cena ieri sera, perché già che c'ero ho detto, vabbè, servizi in camera, dobbiamo fare 30, facciamo 31. Dobbiamo fare surri, facciamolo power. Abbiamo due poltrone che unite possono fare il divano. E il pezzo migliore, ragazzi, della Seruleon Tower, la vista, perché si vede tutta Tokyo. In questo momento mi trovo al 28esimo, che non è il piano più alto, ce ne sono tipo 40. È uno degli hotel più alti, perché da qua praticamente c'è una vista simile a quella che potresti avere alla Tokyo Tower. Siamo più bassi della Tokyo Tower, per l'amor di Dio, però essendo uno dei palazzi più alti si vede comunque tutto. Questa è la parte est di Tokyo, se non erro, nonostante sia la parte comunque meno bella tra virgolette. Niente male, perché se notate laggiù si vede il Monte Fuji. Ora c'è un pochettino di nebbia, quindi si vede poco. Comunque uno si siede davanti a sta finestra magica e loro ti portano il giornale. Il telecomando sembra quello per attivare un transformer, perché c'è tutta questa parte di comandi aggiuntivi che, anche se hanno tentato di spiegarmeli, comunque non si capisce una serie. Però adesso accendo, vedo che cosa c'è in TV in Giappone. Come ultima cosa, questo è il wifi dell'albergo. Seruleon Tower è il nome della rete e la password è Tokyo Hotel. Va bene. Oh, vediamo che succede. Ecco qua. C'aveva proprio voglia lui di stare là, si vede. Ciao, mi hanno obbligato a fare questa cosa. Ti prego, cambia canale e lo accontentiamo. Che cazzo è? Ragazzi, che... lo si spegne! Usciamo, perché se sto qua mi rincoglionisco. In tutto questo, ragazzi, vediamo se riusciamo ad andare a far colazione, perché non ho provato a vedere com'è il ristorante dell'albergo. Comunque ero al 28esimo piano, vedete, ce ne sono 40. E ce n'è anche uno che è dolce come... oh, 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 caramello. La smetto. Madonna, è talmente in alto che mi si tappano le orecchie, giuro. Poi tra l'altro non c'è nessuno. Dove si fa colazione qua? Banquet Information Saloon. C'è nessuno. Ragazzi, ma dove cazzo sono finito? Ma che cazzo ha fatto sto posto? È un posto gigantesco, completamente vuoto. Mi sa che ho sbagliato piano. La cosa che è sempre divertente quando viaggio è che io non prendo mai la colazione in albergo. A parte che costa la madonna. Vado in genere o da Starbucks, soprattutto in Giappone, o da Tully's Coffee, come avete visto negli altri vlog. Però qua c'ho la colazione. In un albergo così la sfruttiamo, direi. Anzi, chiedo alla reception. The breakfast restaurant, where is it? Over there. Stavo per there. Ah, è proprio lui, è dolce come caramello. È carino, ragazzi, perché c'è o il buffet oppure ordini. Ho ordinato tipo un omelette e il caffè nero. Bellissimo comunque, ragazzi, eh? Molto carino, c'è anche un fiorellino che adesso rubiamo. Colazione americana. Fatemi insegnare da un italiano come fare colazioni in Giappone mangiando americano, che non ha senso. Mi ha portato un piattino con del ketchup. Non ne capisco l'utilità, soprattutto perché è illegale in 200 stati. No, ma ragazzi, ma l'autobus brandizzato di PlayerUnknown Battleground, hanno messo proprio la faccia del tipo sulla porta. No, pazzesco. Ragazzi, oggi pranzettino tattico, giusto perché in questi due giorni prima di andare in Corea non avevo una mazza da fare a Tokyo. Siamo allo Yodobashi Camera, il negozio di elettronica gigantesco ad Akihabara. Non avevo idea che ci fosse un ristorante dal piano di sopra, perché tutto quello che c'è dopo le poltrone massaggianti non ho mai visto. Fanno questi piatti magici meravigliosi, me l'ha detto il buon Tommaso, che sta qua. Si è sporcato. Che si è sporcato, vabbè. Ha proprio dentro tutto sbagliato. Usanze giapponesi, comunque. Cos'è questo? Fase soba, questa è una specialità di Taiwan. Zero vuol dire, come ho detto prima, vuol dire girare. Quindi prima era tutto sopra, quindi se ora giri tutto quello... Sì, c'era un uovo qua prima, adesso non esiste più. Si mischia e diventa più buono. Fighissimo. Quindi ragazzi, ci andiamo. Sto per andare
a Seoul mi sono vestito così perché mi sembra il modo giusto di entrare in Corea, cioè sembro parte di una band K-pop. Mi hanno detto che ci vogliono 2 ore oggi per arrivare all'aeroporto perché ci sono dei lavori sull'autostrada. Rischio di perdere l'aereo, magari smetto di registrare. Ok ragazzi, alla fine ho fatto in tempo, ci ha messo veramente 1 ora per arrivare il taxi e questa, se vi ricordate, è la stessa postazione dove mi sono messo l'ultima volta ed è ufficialmente la mia zona di comfort qua ad Haneda. Ricordatevi, se arrivate all'aeroporto di Haneda, appena entrate, tutto a sinistra in fondo è un corridoio, ci sono queste sedie sdraio super comode. È da stamattina che ho la nausea, ogni tanto mi prende quando tipo sto al telefono in macchina, infatti sono stato stupido, sono dovuto andare a prendere delle medicine, mi hanno dato questo che dovrebbe essere per la nausea e adesso la provo, se non muoio continuiamo con i video. È l'unboxing più stupido che abbia mai fatto nella mia vita, poi non si capisce niente, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere la pillola anticoncezionale. Pillola blu o pillola rossa? Con questa vedo la tana del bianconiglio. Pillola blu, ragazzi. Ma la devo ingoiare così? Non devo masticare. L'ho ingoiato, poi magari muoio. Strano perché non sento Tra l'altro non sono fan in generale della Corea come lo sono del Giappone, quindi è tutta una sorpresa, non so niente della Corea, niente, completamente niente, il che è anche più eccitante perché è tutto da scoprire e scopriamolo. Pardon se dirò cazzate quando sono in giro, dico ah cos'è questa cosa incredibile, magari è il monumento number one, non lo so. E poi da quando ho preso la pillola so calcolare perfettamente la velocità di quota e il tempo d'arrivo, sempre che il pilota non levi prima gli ipersostentatori dell'aereo. Tutte cose che ho imparato da quando ho preso la pillola, molto figo, molto figo. Siamo arrivati all'aeroporto, ragazzi. Vlogo già da qua, perché già da qua sembra un paradiso terrestre, cioè una roba boh. Non ho mai visto nella mia vita la sezione recupero bagagli fatta così bene. Ed eccoci qua, raga, subito fuori. Appena metterò il piede, sarà la mia prima volta in Corea. Yeah! Coreano. Per 5 giorni. Ho beccato un tempo di merda. Avremmo, spero, tempo per rifarci. Non lo so in sti giorni, non ho guardato il meteo. Prendiamo subito il taxi, raga. Tra l'altro mi va di culo perché non c'è fila. Ah, faccio cazzo. Vero, signor? Allora, mi hanno lasciato letteralmente in un sottopassaggio. L'accesso all'albergo è qua. Va bene. Non so spiegare. Ah, questa la devo tirare. 2023, eh? Va bene. Faccio cazzo. Allora, per dire, ci hai messo quella automatica e falle tutte, no? Eccoci qua. Ragazzi, il mio hotel si chiama Moxie e c'è il Moxie Bar. Madonna, che figo. Questo è un albergo e quest'altro è il mio, che sembra quello a luci rosse, perfetto. Anzi, luci rosa, ma va bene. La reception dove sta? Forse ho sbagliato. Dove cazzo è la... Ah, eccola. Minchia, belli. Pazzone. Ma ci sono i cabinati. Ma raga, ma che posto incredibile. Dove sono atterrato? Nel paese dei balocchi. Oh, per niente sfatto, raga. Meno male, perché il primo viaggio dove sono dall'altra parte del mondo, dove non sono stanco, perché effettivamente sono a 2 ore da Tokyo, quindi sono fresco come una rosa. E... corridoi di Squid Game, va bene? Ed eccoci arrivati alla nostra magica stanza. Vediamo. Prima stanza in Corea, ragazzi. Bello. Onesto, vediamo. Bello, bello, bello. Oddio, non ci credo, c'è il cesso anche qui che ti spruzza l'acqua nel culo. Avevo sentito una cosa terribile, che in Corea non solo non c'era il coso che ti spruzza l'acqua, io ho visto un video, mi ricordo di chi, che ti devi pulire il deretano e la carta igienica la devi buttare nel cestino. Una roba terrificante. Meno male che non è così. Poi ragazzi, abbiamo la stanza, bella, carina, onesta, discreta. Vediamo se c'è la vista. C'è uno stranissimo balcone che non è un balcone, però vabbè. Cos'è sta cosa? Che cacchio è sta roba, raga? Tipo Alexa. Ma siamo matti. Cos'è? Ma che controlli la stanza da Alexa? Ma sto male. Televisore. Non è vero, non si è accesa. Oh, si è accesa. Pazzesco. Madonna, ma in Corea hanno vinto tutto. Vabbè, fighissimo. C'è anche questa cosa che non ho capito che cos'è. È tipo il frigo. È il frigo, raga. Ma come fa a essere il frigo attaccato al muro? Eco smart responsibility. Stai al... Ma in italiano è scritto. Ma come? Perché questa cosa? Non ha senso. Bellissimo. C'è anche questa magica torcia che si stacca proprio dal muro. E è subito Slenderman. Spero che non mi serva, perché gli horror in Corea ne sapete qualcosa anche voi, eh.
Ragazzi, allora vi faccio vedere questa cosa perché è interessante. Ogni tot, e mi è già successo due volte, ti arriva un messaggio di quelli che dovrebbero arrivarti se c'è tipo una catastrofe nucleare. E me ne sono già arrivati due. Siamo in Corea, quindi mi immaginate quanto mi sto cacando addosso. Però non si capisce una sega. Magari sto per morire, non lo so. Due me ne sono arrivati, vaffanculo. E a proposito di outfit, la prima cosa che voglio fare ora che uscirò a Seoul per la mia prima volta, utilizzare appunto l'abbigliamento adeguato. Eccoci qua. E vado subito a ripagare i miei debiti. Let's go. E quindi ragazzi, a parte lo schermo che è completamente impazzito, ma credo sia colpa del telefono più che altro, siamo a Seoul, non è Milano, eh. Vedo che loro comunque si vantano, che c'è Korean Hotel. E questo è uno dei main parchi che ci sono. È un incrocio tra Tokyo e New York. È tutto tenuto molto bene e ci sono un sacco di mascotte in giro senza un fottutissimo motivo. Io non ho la minima idea di che cosa sia sto posto, però appena entri c'è questo. Una scalinata umile, va bene. Perché mi avete consigliato questo posto? C'è un gigaschermo dove la signora può fare le foto, figo, figo. Salve signora. Ah, ma perché c'è un piano dedicato al K-pop, ecco perché. Dive into the K-pop in Corea. No, vabbè, ma c'è un museo dedicato al K-pop. Cos'è? Tanto di incredibile. Questi sono tutti artisti K-pop fatti in miniatura. Che stanno riprendendo qua? Ah, lei ne sa, ne sa. Va bene, andiamo avanti. La lavanderia. No, ma ragazzi, ma che posto incredibile. Ma cos'è? Ma cos'è? È pazzesco. Oh my god. Oh my god, oh my god. Comunque ragazzi, mi sto vergognando, ve lo giuro, perché secondo me la gente che mi vede con questo pensa che io voglia, non lo so, dire: ehi, sono vestito come quelli di Squid Game. Invece non c'entra una sega, questa è la mia felpa. Però sembra. Quindi secondo me la gente si triggera quando passo in giro. Quindi quando riesco me la sbottono e cerco di far finta di niente. Però è bello sto posto comunque. Ah, qua c'è la navicella spaziale. Va bene. Raga, ma che posto c'è? Dove gli... Cos'è? Alien Isolation? Cos'è? Non mi spunta Alien dal condotto. Fighissimo. L'impressione che mi dà questa città, ragazzi, è che sia una città social. È tutto fatto per fare i selfie. Loro predispongono le cose in modo tale che tu possa condividere tutto quello che fai. È strano. Però, boh, ci sta in realtà. Secondo piano è cinema, credo. Penso siano tutti film coreani. Ah, vedi, c'è anche Hellbound. Ah, vediamo se c'è. Eccolo. Perfetto. Comunque no, è incredibile, ragazzi. Cioè, è pazzesca sta roba. Cioè, è incredibile. E io non mi sono vestito così apposta. Questa è la mia felpa. Infatti ho paura di andare in giro così. Però vabbè, finché nessuno mi schiaffeggia in metro, tutto ok. E qua invece c'è un murales con tutti i poster delle serie TV Netflix coreane che sono andate bene. E qua ti fa capire quanto stanno fatturando. Altro che Milano, eh. 2020, 491, facile uguale. Proprio se ne stanno vantando un sacco di sta roba. E fanno anche bene perché sono venute benissimo quelle serie, bravissimi. Ma la mia opera preferita coreana è Parasite. In realtà non è la mia preferita, insieme a Snowpiercer, che entrambi sono dello stesso regista. Quella, infatti, volevo vedere se c'è il poster. Ecco, in realtà questa mi mancava, Vincenzo. Non trovo Snowpiercer. Vabbè, sti cazzi. Al piano successivo, ragazzi, abbiamo la caverna Iker Cave. Iker è il nome del posto, non so come si pronunci, scusate. Incontrati in madre natura. Vabbè, vediamo. In che senso? Ci stanno le cose. Bisogna far silenzio qua, è una sala chill. Mi siedo qua. Sento un vecchietto che guarda sulle panchine. Ecco, diciamo schermo gigante. Non ho capito il senso di questa cosa. È figo però. Questo l'ho capito. Ma mi sono rotto le palle, ragazzi. Direi di andare là. Però ragazzi, non mi sono informato da buon youtuber su cosa sto andando a fare. Quindi chi se ne frega? Andiamo in giro a caso. Ed eccoci all'entrata di Porta Venezia. La signora che mi aspettava. Vabbè, tutto chiaro, meno male che l'hanno scritto. Io ho il biglietto che ho preso a 1000 won, che sarebbe tipo meno di un euro. Vediamo se riesco a ficcare senza clap. Signore, io volevo fare qua. Vabbè. Ah, fa lui. Venga, signore. Ok, scan your ticket. Ah, scan my ticket, ok. Mazzo, grazie signore. Fichissimo. È stato figo. Bene. Dove minchia sono? E siamo entrati in quello che chiameremo Parco Bello, perché non ho idea di dove siamo. Guardiamocelo un po'. Là vedo delle costruzioni incredibili. Sembrano quelle di Resident Evil 4. Oh, bellissimo. Sempre sognato di venire qui. Questa è la... Mazzo. Salve signore. Cos'è qui? Cos'è? Oh, è un posto con un tavolo. E basta.
Ma insomma, qua in Corea sono fan degli schermi grossi, più grossi. C'è uno schermo ogni 3 secondi anche laggiù. Infatti lui è tutto scazzato. Bella sta via, oh. Questo è Corso Buenos Aires. Potevate dirmelo prima che questo era un paradiso terrestre comunque. È strano, raga, perché dovunque vado c'è roba incredibilmente fatta bene, poi non scontata. Cioè, ma cos'è sta fontana incredibile? Cioè, è pazzesco. Ah, là vedo una roba che mi interessa. Pomodoro. Vedo che c'è anche un po' d'amore per la Italo Patria, che comunque sia non manca né in Giappone né in Corea. Ho paura anche solo ad annusare il profumo di questa cucina, ma apprezzo che ci provino, apprezzo, apprezzo. Potete farlo anche un parco brutto, se vi capita. Però vabbè. Oddio, è Blockbuster? Che cazzo è? Una cosa che ho notato della Corea è che ce l'hanno con le olive. Non so perché. Olive Optical. Ham e rucola olive sandwich. Olive Young. Olive giovani qua. Ostello Olive. Il museino umile. Anche là ci sta uno schermo che buh. Cioè, mi sembra assurdo. Dopodiché arriviamo a una delle main attraction della Corea, di Seoul in particolare, che questo si chiama Jiwangbun. Ed è praticamente un tempio storicamente noto per cose che non conosco, però vabbè. Ci sta Burno Gods qua, che però non so cosa significhi, perché c'è una scritta qua che chiaramente non è usufruibile da un occidentale come me, quindi adesso utilizzerò Google Translate per capire cosa c'è scritto. Qua stanno preparando gli addobbi di Natale. Ci sta, perché siamo a giugno comunque. Non so cosa sia sta roba, ragazzi, buongiorno. Credo che stiano facendo delle installazioni in questo momento, perché vedo che smontano, montano, non si capisce nulla. Qualsiasi cosa sia è bello. Se lo smontate potete portarmelo a casa mia, a Milano. L'indirizzo è via... Ragazzi, vi prego, vi prego, vi prego. Ma è tipo in 3D, adesso spunta il coniglio, guardate. È pazzesco! Dal video secondo me non rende, perché si vede che flickera. È normale quando riprendi col telefono uno schermo. Penso sia lo schermo più grosso che abbia mai visto, a prescindere. In più in 3D, cioè è pazzesca sta roba, raga. E arriviamo finalmente alla pagoda che precede il tempio di Jeongeongbong. È una pagoda bellissima. È una pagoda, eh. E questo è il tempio. È la mia meta principale da quando sono uscito dall'albergo. Ed eccoci all'entrata. Noto subito che c'è un sacco, ma un sacco di gente. Ma la cosa più suggestiva è questa. Cioè, ragazzi, ma che... Ma è pazzesco. E io sono vestito qua da Squid Game. Sono ridicolo. Porca puttana, ho preso l'unica pozzanghera che c'era. Prima cosa da fare, mi sa che sono i biglietti che si fanno là. Onesto, umile, discreto. Devo fare la coda dietro a Zorro. La prima cosa che notiamo all'interno è la sobrietà. Sembra l'interno del Castello Sforzesco a Milano, versione orientale. Sono molto d'accordo con questa mia teoria, quindi speriamo che Alberto Angela non guardi questo video. E vabbè, entriamo. La magia, ma cos'è? Quanto figo. Bellissimo. Pozza Napoli. C'è una roba che volevo dire appena arrivato in Corea e ho aspettato questo momento da tanto tempo. Com'era? Ah sì. Corea 2, Italia 1, arbitro pupazzo. Questa è cosa importante. Tra l'altro qua vicino credo che c'è un villaggio molto caratteristico. Ma prima andrei a visitare la parte della natura. È un po' Nara questo posto, quello dove stanno i cervi selvatici. In Corea, qua non vedo cervi in compenso. Non so niente di questo posto, però è figo. E quindi ragazzi, è un'ora che cammino in sto parco titanico. Nonostante questo, più vado avanti e più ci sono cose incredibili. Cioè, veramente, ve lo giuro. Se ho fatto tutte i cosi che avete visto prima, non so come tornare indietro sostanzialmente. Però madonna santa benedetta, ma che posto è? Pazzesco, contentissimo. Scelta numero uno quella di venire in Corea. Ok ragazzi, dopo tutto il parco arriviamo, faccio silenzio perché qua non sta parlando nessuno, a questo luogo. Ok, poggio l'ombrello e ci si deve togliere le scarpe. Ok, però dico da Nicole sono le mie, perché sennò mi rubo i sandali. E vediamo cosa c'è qua dentro. Silenzio raga, perché non so cosa ci sia. Che cazzo è? Tipo una libreria. Che figata. Non so leggere manco in italiano io. Fabio Volo, eccolo qua. Fabio Volo. Tutto chiaro. E qua ci si siede, si legge. Molto molto figo. Non ho capito perché ci si deve togliere le scarpe, però vabbè. Qua mi fa molto piacere che hanno messo in vetrina la lista della spesa che mi dava mia madre quando mi diceva di andare al supermercato. Molto figo. Tutto molto bello sto posto. Molto molto bello. E poi c'è l'entrata nel paese delle meraviglie. Alice ancora non l'ho vista. Va bene ragazzi, con questo teoricamente abbiamo finito il parco. C'è una roba ma così proprio. Non so esattamente ragazzi dove sono finito. Sembra più la città incantata questa effettivamente, se ci pensate. Non so se questo è un videogioco o se siamo nella realtà. Questa cosa ve la saprò dire tra un po', eh. Sarà il jet lag, non lo so. Cioè, perché? Perché? Ah, l'ho già vista questa cosa, eh. L'ho già vista questa cosa qua. Sono acculturato ragazzi, questa si chiama cultura. E comunque è vero raga che sono fissati con la Pepsi, eh. Cioè non era una battuta alla fine, sono
veramente fissati con la... Tra un po' inizierà a piovere, ma sono contento che sono riuscito a fare queste riprese adesso. Tra l'altro non si percepisce alla video, c'è un'umidità incredibile. Sto morendo, infatti adesso vado a farmi una doccia. Un'altra cosa strana della Corea sono i won, soldi coreani. Adesso 10.000 won, 10.000 won sono tipo 7 euro più o meno, perché un euro equivale a 1.400 più o meno. Sono strani, mi ricordano un po' le banconote canadesi, anche un po' i franchi svizzeri effettivamente. È figo perché non sembra il coso del Monopoly. Infatti nel Monopoly coreano c'hanno gli euro sicuramente. Bene, comunque qua c'è un'altra cosa. Tutto io, mentre dico queste cazzate, sto passando in posti pseudo incredibili, ma non vi so spiegare niente di quello che sto vedendo. Però complimenti per le statue. Bravo anche a te, zio. Bravissimo. Questo è uno dei piatti tipici della Corea. Gli ho detto che lo poteva scolare e lui mi ha tolto proprio il fornello e me l'ha messo qua perché sta ancora bollendo. Quindi se non voglio morire, mi sa che devo aspettare un attimo. Vorrei sapervi dire di più su che cos'è. Diciamo che noodles vegetali, non so altro, però questo è uno dei piatti che mi hanno consigliato di mangiare una volta qui a Seul. La cosa magica di tutto ciò è che all'interno troviamo anche una salvietta, che è comunemente commestibile in piazza. Si sta appannando tutto, scusatemi ragazzi, Allora ragazzi, sono uscito e sono anche ben attrezzato per la pioggia. A primo impatto mi dà ovviamente tante Japan vibes. Le cose sembrano messe un po' più a cazzo rispetto al Giappone, però comunque tutto pulito. Ecco, forse meno ordinato, un pelo meno ordinato. Comunque anche a vendere roba strana, anche qua se la cavano. Soprattutto perché un Pikachu così grosso, ragazzi, non l'ho visto neanche al Pokémon Center, quello a Shibuya, quindi non so. E anche i Digimon, magico. Ma raga, ma tutto bene. Questo finisce nella valigia. Quello no. La magia di questo posto si chiama Myeongdong, che ci sono un miliardo di bancarelle che fanno, vendono cibo. Questo vende roba rossa. Vabbè ragazzi, che dire, mi dispiace che sta piovendo in tutto questo casino, però comunque si gode lo stesso della bellezza di questo posto. Voglio tutto. C'è una bancarella degli Oreo, boh. Tutto molto strano, molto bello però. Umile, tutto molto umile, mi dicono. E quindi ragazzi, arriviamo al momento in cui sto per entrare in metropolitana e speriamo che qualcuno mi schiaffeggi. No, scherzo. Siccome sono talmente abituato alla Suica in Giappone per la metro, qua non so niente. Blackpink. Comunque questa non è una metro, ragazzi. Non so dove cazzo. Io volevo una metro, vorrei andare in giro Blackpink comunque. Vabbè, Blackpink, ragazzi. Tutto, ci sono i cosi, cioè le bancarelle del K-pop. Magico, magico. Mi ricordo che una volta tipo in Sicilia vendevano le piastrelle con la mia faccia. Penso sia più o meno la cosa analoga che però c'è a Seul. Ragazzi, ho trovato anche, già che ci siamo, cosa commento a fare? Non commentiamo più. Oh. Siamo dentro il centro commerciale, ragazzi, perché dalla metro, che non ho visto, comunque si entra nel centro commerciale. Stanno tutti a mangiare. Sono le 6 di pomeriggio. Che cazzo mangiano le 6 di pomeriggio? Ah, figo, c'è l'hamburgeria Melting Soul. Anime fondute. Ragazzi, questo è il K-pop dell'ospizio. Bellissimo. Ma poi a me, ragazzi, il coreano mi fa volare. Sembrano tutte faccine. Torta al contrario e storta dall'altra parte. Ah, qui ci sta Bangarel. E ci stanno pure lampadari. Ci sono lampadari. Adesso andiamo a vedere Redament. Che poi se c'è qualcosa di bello lo imbarco e lo porto a Milano. Non rimaniamo qua, che sennò mi copyrightano il video. Grazie. Raga, in coreano ho deciso di fare accessorize. Li hanno uniti tutti insieme, hanno fatto un gigantesco accessorize. Primo posto dove si cena, ragazzi, il barbecue buffet coreano. Voglio una roba veloce, oggi voglio stare tranquillo e domani è una giornata lunga. Non capisco perché dovunque entro devo sentire il K-pop, per forza. Mettono il K-pop a qualsiasi cosa, anche nel cesso. Se infatti questo video sarà copyrightato 60 volte. È un all you can eat di carne, ragazzi, è iper strano. Prendi, tu vieni qua, da questo vapore magico prendi una ciotola e ti metti le cose che vuoi. Non mi ispira una sega di quello che sto vedendo, però quello sì, ma non va qua dentro, sicuramente va nell'altro piatto, adesso lo prendo. Qua metterò qualcosa che ormai l'ho tenuto e quindi fa brutto se lo riposo. Prendo questo che non so cosa sia. Se ti viene una pancia tanto, attenzione che puoi esplodere, ma ci sta come avvertimento, ci sta. Allora, io non so che cosa sto facendo, però... Posso anche copiare dagli altri perché nessuno mi sta facendo un cazzo. Mettiamo un pezzo di carne all you can eat che ho appena preso. Mettiamo qua.
Per altre ricette seguitemi. Ragazzi, sono, da vedete dai capelli, lo vedete dallo sguardo, sono sfinito, sto facendo 6 milioni di cose in Corea, dovunque vai ci sono 65.000 cose da fare, però vabbè. Questo video giunge al termine, ma stanno per uscire altri video perché, cioè, veramente qua è una roba allucinante, quindi venerdì prossimo uscirà un altro video, sempre qua appunto in Corea, eccetera, poi tornerò anche a Tokyo, quindi non perdete i prossimi video perché vi assicuro meritano. Andrò anche a visitare la zona di Gangnam, Gangnam Style, non so se avete presente quella magica canzone, quindi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, come se vi è piaciuto, un commento e un mi piace, anche per i social community nella descrizione, e noi ci vediamo ad un prossimo video, un prossimo viaggio, a un prossimo video a Seoul. Mamma mia, guarda che cacchio di capelli, ma chi se ne frega, beh ragazzi.